Ciao ragazze, questo nuovo tutorial vi farà decorare la vostra casa, ma vi voglio anticipare subito che inizialmente stavo registrando le parti del video per creare un tutorial per un cappello estivo in raffia, solo che non mi è piaciuto come stava addosso e quindi ho trasformato il progetto in coprivaso. Quindi spero che vi darà ispirazione di ricopiare questo modello e fare anche voi un coprivaso per le vostre piante da appartamento. Per realizzarlo ho usato il filato Panama della Mistrico Filati e ho usato due gomitoli del colore rosso e un pochettino del colore bianco. Ovviamente il decoro è solo un optional, potete anche farlo senza decoro oppure decorarlo completamente diverso. Quindi adesso che sentirete il tutorial, ogni tanto parlerò di circonferenza testa, eccetera, ma trasformatelo in circonferenza del vostro vaso, ok? Non ho ritenuto necessario cancellare tutti i video già registrati perché le spiegazioni sono identiche, cambia soltanto l'utilizzo finale. Ed eccolo qui il coprivaso, secondo me è venuto davvero carinissimo, a me piace tanto e poi guarda caso si abbina al colore delle sedie che ho. Vi volevo dire anche come riferimento le misure del mio vaso. È un vaso che va ad allargare verso l'alto, come diametro in basso abbiamo 13 centimetri, in alto abbiamo 21 centimetri e in altezza il vaso misura 14,5 centimetri. Ovviamente potete adattare le spiegazioni per qualsiasi altro vaso di altre misure. L'importante è che sia rotondo per poter essere adeguato al video, perché per fare un coprivaso quadrato ovviamente ci vogliono altri metodi di lavorazione. E vi do anche quest'ultimo consiglio: quando lavorate il punto decorato, ogni tanto allargate proprio con le mani il lavoro per far esaltare bene bene il punto. La raffia ha questa particolarità che se la mettiamo ben tesa esalta ancora di più e diventa ancora più bella. Adesso buon lavoro e buona riuscita con il vostro coprivaso. Sto usando l'uncinetto numero 5 e mezzo. Iniziamo il nostro cappello facendo un anello magico che chiudiamo con una maglia bassissima. Ora facciamo 2 catenelle e adesso 11 maglie alte. E 11. Ora stringiamo la codina per chiudere bene bene l'anello e entriamo con una maglia bassissima nella seconda catenella che abbiamo fatto a inizio giro. Abbiamo così concluso il primo giro. Adesso facciamo 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta e andiamo a lavorare sempre nello stesso spazio una maglia alta, facendo così un aumento nel primo punto. Ora dobbiamo lavorare un aumento in ogni punto del giro, ciò significa che in ogni maglia alta andiamo a lavorare 2 maglie alte. 2
maglie alte e poi 2 nella prossima maglia alta. 1 e 2. Vado nella maglia alta successiva, qui mi è venuta un po' larga l'asolina, quindi vado a recuperarla e l'errore non si noterà. E faccio 2 maglie alte anche qua. Proseguo per tutto il giro. Alla fine del giro dobbiamo avere 23 maglie alte più le 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, quindi in totale saranno 24 maglie alte. Chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio giro e abbiamo finito anche il secondo giro. Iniziamo con 3 catenelle e facciamo una maglia alta nella prima maglia, quindi dove abbiamo fatto le 3 catenelle facciamo un'altra maglia alta. Abbiamo fatto così un aumento. Ora in questo giro andiamo a fare un aumento e una maglia alta, un aumento e una maglia alta, quindi una volta l'aumento, una volta no. Quindi qui abbiamo fatto l'aumento, ora devo fare nella prossima maglia alta una sola maglia alta e nella prossima maglia devo fare un aumento, quindi faccio 2 maglie alte. Poi nella prossima maglia una sola maglia alta e nella successiva un aumento e andiamo avanti così per tutto il giro. Una maglia alta, un aumento. Se abbiamo fatto tutto giusto, terminiamo il giro con una maglia alta e chiudiamo sempre nella terza catenella di inizio giro con una maglia bassissima. In totale dovremmo avere in questo giro 35 maglie alte più le 3 catenelle di inizio giro che sostituiscono una maglia alta e quindi sono 36 maglie alte in totale. Andiamo avanti con la lavorazione, facciamo 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta e una maglia alta nello stesso punto, facendo così subito un aumento. Ora facciamo una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva. E quindi avremo fatto 2 maglie alte singole, un aumento a inizio giro e poi 2 maglie alte da sole. Ora ripetiamo per tutto il giro, quindi facciamo un aumento, e poi 2 maglie alte da sole, quindi una nella prima maglia alta. E una nella seconda maglia alta. Ripetiamo ancora una volta insieme. Ora faccio un aumento, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia alta di base e poi 2 maglie alte singole. Questo giro dovrebbe
terminare con 2 maglie alte e in totale dovremmo avere 48 maglie alte nel giro. Chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Dopo questo giro, il mio diametro è di circa 15 centimetri. Io ho la circonferenza testa di 56 centimetri e non ho capelli voluminosi, quindi non ho bisogno di allargare ancora molto. Andrò a fare un giro ora di aumenti a maglia bassa. Se voi avete una circonferenza testa di 57 centimetri, io vi consiglio, anziché fare il giro a maglia bassa, di farlo come abbiamo fatto finora a maglia alta, o semmai se vedete che diventa troppo largo, fatelo a mezza maglia alta, ma seguite gli aumenti per come li faccio io. Quindi vi invito anche a misurare il vostro lavoro a questo punto per rendervi conto quanto avete di diametro, perché ognuno di noi ha una lavorazione diversa, c'è chi lavora più morbido, chi lavora più stretto. Ok, faccio una catenella in sostituzione di una maglia bassa e adesso lavoro una maglia bassa qui nella stessa maglia. Quindi faccio il mio aumento. È importante che questa prima catenella la faccio morbida perché sennò dopo non la ritrovo. Ok. Quindi abbiamo fatto una catenella e una maglia bassa nel primo punto. Ora vado a fare 3 maglie basse singole, quindi uno nella prima maglia alta, uno nella seconda maglia alta e uno nella terza maglia alta. Poi faccio un aumento a maglia bassa, quindi in questa maglia vado a fare 2 maglie basse. E adesso si ripete per tutto il giro, quindi 3 maglie basse. E poi un aumento. Se lavorate a maglia alta, ovviamente voi farete 3 maglie alte e un aumento a maglia alta e ripetiamo per tutto il giro. Allora, dovremmo terminare questo giro con 3 maglie basse e poi dobbiamo prestare attenzione ad andare a cercare la catenella che abbiamo fatto per fare una maglia bassissima. Qui ho la maglia bassa, quindi io devo entrare nella catenella. Il filo si nasconde un pochino, però riesco a trovarlo. Entro nella catenella e faccio una maglia bassissima. Ora ho terminato i giri di aumenti. Facciamo una catenella. Cercate di lavorarla un po' larga in modo da ritrovarla facilmente. E ora facciamo un altro giro tutto a maglie basse, quindi entro nella prossima maglia bassa e faccio una maglia bassa e poi una maglia bassa in ogni maglia fino alla fine del giro. Ovviamente anche questo giro terminerà con una maglia bassissima nella catenella d'inizio giro. Adesso facciamo un ultimo giro a maglia bassa prima di passare al motivo traforato. Quindi ancora una volta catenella e una maglia bassa in ogni punto e chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima catenella. A questo punto possiamo iniziare con il motivo traforato. E per fare ciò facciamo 3 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte sempre nello stesso spazio dove abbiamo fatto anche le 3 catenelle.
Poi saltiamo 2 maglie basse e nella terza andiamo a lavorare una maglia bassa. Poi facciamo 2 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte, sempre in questa stessa maglia bassa di base. E adesso dobbiamo ripetere questo gruppo, quindi vediamolo insieme. Saltiamo 2 maglie basse di base e nella terza facciamo una maglia bassa. Poi facciamo 2 catenelle e ancora 2 maglie alte in questa stessa maglia di base. E questo lo ripetiamo per tutto il giro. Quindi saltiamo 2 maglie, nella terza facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e 2 maglie alte. Alla fine del giro dobbiamo chiudere con una maglia bassissima e per fare ciò entriamo attorno a questo spazio di catenelle che abbiamo fatto all'inizio del giro. Quindi entriamo proprio dentro lo spazio, prendiamo il filo e facciamo la nostra maglia bassissima. Ora iniziamo il seguente giro. Facciamo 3 catenelle e 2 maglie alte, andando sempre attorno a questo spazio. Ok, ora andiamo nel prossimo gruppo, qui dove abbiamo fatto la maglia bassa e le 2 catenelle. Andiamo attorno a questo spazio e facciamo una maglia bassa, catenelle e poi 2 maglie alte. Attorno a quello spazio. Come vedete è molto facile e adesso dobbiamo ripeterlo per tutto il giro. Quindi andiamo nel prossimo gruppo, facciamo una maglia bassa attorno allo spazio, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. Attorno allo spazio. Andiamo avanti così a ripetere questo motivo per tutto il giro e poi alla fine del giro andremo sempre a chiudere con una maglia bassissima andando attorno allo spazio di 3 catenelle e ricominciamo a lavorare altri giri esattamente nella stessa maniera. Ho fatto in totale 5 giri con il motivo traforato. Adesso cambiamo la lavorazione e facciamo di nuovo un giro a maglia bassa. Quindi intanto mi vado ad agganciare per concludere l'ultimo giro qui con una maglia bassa. E questo è l'inizio del nostro giro. Se vi risulta difficile riconoscerlo, mettetevi un segnappunti. Adesso facciamo 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa, nello spazio dove prima, lavoravamo i gruppi, quindi dopo le catenelle. Così. Poi di nuovo 3 catenelle e una maglia bassa nel prossimo spazio. 3 catenelle e una maglia bassa e ripetiamo per tutto il giro. A questo punto inizierà a finire il primo gomitolo
Vi consiglio, se dovete agganciarvi con il nuovo gomitolo, di farlo in un punto di una maglia bassa e non dove ci sono le catenelle, perché risulta meno fermo. Poi proseguite con la lavorazione e le codine le andiamo a nascondere nel prossimo giro. Ok, quando arriviamo all'inizio del giro, facciamo una maglia bassissima sopra la prima maglia bassa di inizio giro. Ora andiamo a fare una catenella in sostituzione di una maglia bassa solo all'inizio del giro e ora andiamo a lavorare 3 maglie basse attorno allo spazio di 3 catenelle. Una maglia bassa sopra la maglia bassa e proseguiamo per tutto il giro, quindi 3 maglie basse sopra le 3 catenelle e una maglia bassa sopra la maglia bassa. Vi ricordate le codine che abbiamo lasciato in sospeso? In questo giro vado a nasconderli semplicemente inglobandoli all'interno delle maglie basse. Nel prossimo giro andremo a fare 8 maglie basse e un aumento. Ora voi qui nella registrazione vedete un giro in più perché ho fatto un giro fuori dalla registrazione per testare il modello, però non mi va di disfare tutto questo giro e quindi vi faccio vedere qui su un campioncino come dovete lavorare questo giro. Andrete a fare 8 maglie basse e un aumento. Ovviamente io sono in mezzo alla riga, quindi non sono all'inizio riga. Voi all'inizio della riga vi troverete con una catenella che sostituisce la prima maglia bassa. Poi andate a fare altre 7 maglie basse per un totale di 8. Ok, e poi nella maglia successiva andate a fare un aumento, che significa che andiamo a fare 2 maglie basse nella stessa maglia bassa. Così. E poi ripetiamo 8 maglie basse, 1 aumento. Allora, io nella prossima maglia devo fare un aumento e ve lo voglio fare vedere anche qui perché quando terminerete questo giro vi troverete in questa situazione. Normalmente noi andiamo qui a chiudere sulla maglia bassissima, invece continuiamo a fare qua ancora l'ultimo aumento sulla maglia bassissima praticamente. Quindi andiamo a fare 2 maglie basse qui. E poi andiamo a chiudere con una maglia bassissima, questa volta sulla catenella, così, e iniziamo il prossimo giro. Una catenella per sostituire la maglia bassa e poi facciamo un giro tutto a maglia bassa, una maglia bassa in ogni maglia bassa senza fare altri aumenti. Ovviamente questi punti ora io li devo disfare perché era solo per farvi vedere, quindi devo togliere questi aumenti e concludo il mio giro. Chiudo il giro con una maglia bassissima entrando sopra la catenella di inizio giro. Ora andiamo a fare l'ultimo giro di rifinitura e per fare ciò entriamo nella maglia bassa
facciamo una maglia bassissima. Poi entriamo nella prossima maglia bassa e facciamo una maglia bassissima e proseguiamo così a lavorare delle maglie bassissime tutte attorno. In questo modo si creerà questo piccolo delizioso bordino a cordoncino. Allora, terminiamo il giro e vi faccio vedere ora come nascondere la codina con il nostro ago tirafettuccia. Andiamo adesso a passare lateralmente sotto alla prima maglia bassissima che abbiamo fatto. Ecco qua, vedete? Così. E poi rientriamo nella maglia bassissima precedente e spuchiamo dall'interno. In questo modo non si vede il passaggio della nostra riga. Andiamo a nascondere la codina attorno alle maglie, sempre dal lato interno, così rimane più nascosto, e facciamo 2-3 passaggi per fissare bene la codina. Facciamo la stessa cosa anche con tutte le altre eventuali codine. Fare la decorazione, che è ovviamente opzionale, non obbligatoria, il vostro coprivaso potrebbe essere finito già in questa maniera e sarebbe comunque bellissimo, ma andremo ad utilizzare per la decorazione un colore di contrasto. Io ho scelto il bianco, ma potrebbe andare benissimo anche il panna o il beige, se avete scelto il rosso. E andiamo a avvolgere il filo morbidamente attorno all'apertura per 8 volte e poi lo andremo a tagliare. Quindi andiamo proprio attorno per avere la misura giusta per creare il cordoncino di decoro. Infiliamo l'inizio nell'ago tirafettuccia e ora passiamo con l'ago su e giù attraverso i forellini dove avevamo fatto le catenelle. Li riconoscerete subito perché sono i forellini più grandi e facciamo su e giù per far passare la nostra cordoncina. Ricordiamoci di tirare il filo ogni tanto con prudenza, senza romperlo, in modo che l'inizio rimanga più o meno così. Lasciate ancora un bel 30 centimetri di codina qui. E il resto lo fate passare tutto. Quando abbiamo completato il primo giro, andiamo avanti con il secondo, quindi sempre sotto sopra. E facciamo così giro dopo giro fino a quando avremo quasi esaurito il nostro filo.
sono riuscita a passare 7 volte. Adesso vado a fare un fiocchetto decorativo semplicissimo. E taglio l'eccesso. Ovviamente la decorazione la potete fare in mille modi diversi. Ad esempio, avevo pensato anche di usare delle perline in legno, ma alla fine ho optato per un semplicissimo fiocchetto. Questo è tutto per il tutorial, è un progetto un po' nato con un'altra idea e poi trasformato in un coprivaso. Spero che vi sia comunque di ispirazione e che vi piacerà e se realizzate il cestino, fatemelo vedere. Non vedo l'ora di vedere la vostra versione. Tutti i link utili sono sotto questo video nell'info box e noi ci vediamo con prossimi tutorial e progetti. Ciao!